Tuo papà, lo sai chi è, no? Certo, lei sì, lo sa. Non è così l'intervista, ragazzi, ma le altre le vedete? Anche questo è vero. Allora, tuo papà, Eros Ramazzotti, ti ha dedicato, quando tu sei nata, quando tu sei, lo sanno tutti ormai, ti hanno dedicato una bellissima, ha scritto una bellissima canzone. Sì. Non so se l'ha scritta proprio mentre nascevi, perché è la sala operatoria, così. La canzone, sapete tutti, è quella che fa Sarà. Quello che voglio chiederti, ma tuo papà, questa canzone, tuo papà quando in casa ti chiama, no? Si ricorda il tuo nome a memoria o ha bisogno del gobbo? A Sanremo, visto che a Sanremo in effetti porti questo cognome che, diciamo la verità, è impegnativo, no? Non è come Unziker, no? Che non c'era un termine di paragone, lei fa quel che cacchio vuole, non è che uno dice però Unziker era più bravo, no? Invece tu hai un cognome che, capito, crea delle aspettative. Ma tu perché non ti sei inventato, che so, un nome d'arte tipo Aurora Fornaciari? Perché sarebbe stato bello, che sarebbe stato meglio.